Audio Jungle. Ed eccoci tornati a Wisp Sport per tutti. Ben ritrovati agli amici e al pubblico che ci segue da casa. Oggi siamo in un periodo estivo e quindi oggi vogliamo parlare di vela e lo facciamo con una new entry nel mondo della Wisp Abruzzo Monise. Franco Tatasciore, benvenuto Franco. Grazie, grazie tante. Allora, tu sei una new entry nel nostro mondo, sei il neo responsabile del settore vela e sei anche però il presidente del Circolo Nautico di Ortona, cioè questa ridente cittadina che affaccia sul mare. Sì, sì, effettivamente sono il presidente di questa compagine e noi ci occupiamo, a parte la vela, di pesca sportiva, siamo affiliati a PIPSAS e di corsi subacquei. Io stesso sono istruttore subacqueo che mi tengo normalmente corsi con gli allievi. E abbiamo anche una buona collaborazione in alternanza scuola-lavoro con l'Istituto Tecnico Nautico, sempre per brevettare gli aspiranti naviganti. Insomma, sei una new entry in questo mondo. Però io so che sei una mente vulcanica, hai sempre qualcosa che praticamente bolle in pentola e poi sei anche una persona molto caparbia, determinata, quando decide di puntare un obiettivo, tu l'obiettivo lo raggiungi. Bellissimo il connubio con la scuola nautica, una delle migliori scuole nautiche che abbiamo qui in Abruzzo ad Ortona e quindi sicuramente una gran bella esperienza, vero? No, no, è molto interessante, poi ecco, riuscire ad avere questo feedback con i ragazzi è fantastico. E poi comunque loro tornano sempre, insomma, è bello farli entrare nel mondo della subacquea, ma farli entrare anche nel mondo poi della pesca, della nautica, ecco, e coinvolgerli sempre di più. Senti, allora, tu ami il mare ovviamente, ami la vela e tutte le attività che sono correlate e collegate a questo mondo. Che cosa, questo periodo di lockdown, per esempio l'anno scorso, in realtà è stato uno dei settori che è stato un po' meno bistrattato e anche quello che ha subito minori danni rispetto a tutti gli altri settori di attività, perché comunque anche l'anno scorso siete riusciti a fare un evento che avete portato voi qui. Eh sì, l'evento quello della pesca sportiva, la Costa dei Trabocchi K, oramai diventato un cult del Medio Adriatico. E ci siamo riusciti a fare questa gara di pesca sportiva, specialità traina costiera. E lo rifacciamo anche quest'anno a partire dal 29. E infatti ora ti fermo subito e facciamo vedere in sovraimpressione questa locandina dove praticamente vediamo che il 29 di agosto ci sarà la Costa dei Trabocchi Cup, gara di pesca, specialità traina costiera, poi ce lo spiegherai, e se non erro stiamo al terzo anno consecutivo, vero? Sì, sì, siamo al terzo anno, abbiamo iniziato da poco, ma con i numeri siamo già alti, quindi piace a tutti, piace questo connubio, piace farlo questa gara ad Ortona e poi la sera si festeggia comunque tutti insieme sulla base del porto ad Ortona, quindi è anche un bel momento per una conviviale forte con tutti i partecipanti e la famiglia. Senti, vogliamo fare andare delle immagini così, poi tu un po' ce la racconti, ce la descrivi? Certamente. Allora, dalla regia facciamo andare queste immagini. Eccole qua.
Ah, queste sono le immagini dello scorso anno, bella giornata, bella anche pescosa. Ecco, C'è una vista città, insomma, dal sì. basso. Vabbè, Ortona, la caratteristica è stare proprio sotto, Porto di Ortona, sotto proprio Ortona, quindi si svolge tutto a vista C'è anche una dall'orientale della scalinata parte forse che scende o sale, che scende a mare o che sale verso la città, verso il paese. Guarda che mare stupendo. Ma queste sì. imbarcazioni, Franco, sono private, sono individuali, giusto? No, no, sono individuali, sì. Per partecipare a questo tipo di gara bisogna avere comunque un'imbarcazione atta a fare questo tipo di pesca. La pesca alla traina si fa andando con il motore molto piano e cercando di pescare con le canne da pesca, appunto mentre la barca cammina, ecco perché traina. Questo era la. Ma come mai questo tipo di pesca? Io lo vedo un po' complicato lanciare questa lenza con l'imbarcazione che va, cioè, insomma, il pesce poi a bocca. No, no, il pesce a bocca. Ecco, ci vogliono questi tipi di mulinelli che hai visto adesso con le canne abbastanza dure per poter fare questo tipo di pesca. Però, insomma, si prende bei pesci, ecco, è anche una bella soddisfazione. Pesce è pelagico, piuttosto grande. Che spettacolo, guarda, mare, natura, sport, attività, cibo sano, è veramente uno spettacolo, sono delle immagini stupende, davvero stupende. Senti, ma poi è una competizione ovviamente, quindi qual è, immagino che l'unità di misura per vincere la competizione sia il pesce, ma è la dimensione o il peso? Allora, no, il pescato, la quantità è il peso del pescato. Ovviamente c'è un premio anche per il pesce più grande. Ah, quindi vi siete un pochino diversificati in modo da... E il regolamento FITSAS, noi c'è un regolamento nazionale e noi ci atteniamo a quello. Hai detto pure che comunque poi a fine giornata competitiva si festeggia, restate tutti nell'area, nella zona porto, per mangiare quel pesce? Finora non ci siamo riusciti, ci è servito tutto il ristorante, ma quest'anno vediamo di farci riuscire a cucinare qualcosa. Eh beh, certo, perché poi è un peccato, voglio dire, comunque pesce fresco, bisognerebbe poi pulirlo e cucinarlo molto velocemente, però sarebbe veramente bella. Comunque è una bella idea, quindi ci si può organizzare, vi potete anche organizzare, noi saremo lieti di venirvi a trovare. Vi aspettiamo per l'evento. Senti, Franco, con te volevo anche parlare, volevo che tu ci raccontassi, perché sei più esperto ovviamente in questo settore, di questa manifestazione nazionale che la WISP ha messo in campo e che non è una vera e propria competizione, in realtà vuole essere un modo per ricostruire i rapporti e le relazioni. C'era questa sorta di circumnavigazione della Sicilia, però si partiva dai due, diciamo, litorani diversi, no? La dorsale adriatica e quella tirrenica. Descrivicela un pochino tu, perché so che te ne sei occupato e che il nazionale ha parlato con te. No, io con la parte adriatica, sì, sono partiti da Venezia per poi attraccare a Pescara e sono poi andati verso le Tremiti per raggiungere il punto vicino alla Sicilia per fare la circumnavigazione. Beh, è stata una bella cosa, diverse imbarcazioni che hanno partecipato e alcuni equipaggi si sono alternati nei vari porti di attracco della sera, quindi comunque c'è stato questo avvicendamento. Questo è successo anche sull'altro lato, di cui ovviamente non sei stato coinvolto perché noi affacciamo sull'Adriatico, di là partivano dal porto di Genova, quindi anche un altro bel percorso, insomma. Beh, di là è ancora più interessante, quindi beati loro, hanno più isole da vedere, noi abbiamo solo le Tremiti quando si scende, quindi Senti, sono, tu che abbiamo. sei un cultore della vela e quindi sicuramente ami andare in barca e per mare. Avrai fatto sia questo versante che l'altro versante. Facciamo un po' di sano campanilismo. Qual è il più bello?
Allora, casa propria è sempre casa propria, insomma. Le isole non mi mancano perché abbiamo vicino le Tremiti. Di là ce ne sono di più, però insomma, noi siamo adriatici, ecco. Senti, di là però io ho sempre questa impressione che il mare è molto più aperto che da noi, no? Noi abbiamo un mare abbastanza circoscritto, chiuso. È più pericoloso o è più facile? No, più pericoloso no. Allora, quello che la pecca del nostro mare è che normalmente è torbido, perché la parte limpida di questo mare è la parte croata della Dalmazia, l'altro lato. Quindi la corrente circumnaviga l'Adriatico lambendo prima le coste croate e poi quelle italiane. Quindi il nostro mare è sempre abbastanza torbido e non, per vedere un po' di limpidezza, ecco, dobbiamo arrivare alle Tremiti. Ecco questo per. Mentre dall'altro lato è chiaro dappertutto. Quindi sotto il profilo del fatto che sia più ampio, meno circoscritto e quindi che casomai il tempo può cambiare, il moto ondoso può cambiare più velocemente, non ci sono controindicazioni particolari, insomma. Oh, No, 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 chi io parlo naviga. da profana, ovviamente, assolutamente da No, no, profana. allora non c'è né un mare facile né un mare difficile, mare è il mare. Quindi ovviamente bisogna essere abilitati e farlo con una certa perizia, solo questo. Senti, è proprio perché tu ora hai detto non c'è un mare facile o un mare difficile, il mare è mare. Allora, quali consigli daresti? Fai finta che hai degli allievi piccini che cominciano e quali sono i primi consigli che daresti a questi ragazzini? Allora, i primi consigli è sempre di approcciarsi attraverso dei corsi, sia per quanto riguarda avvicinarsi con le barche a vela, quindi a partecipare a un corso di vela, prima mini vela, poi man mano si può andare avanti, così come nella subacquea, così come nella pesca. L'importante è farsi sempre guidare, non essere mai autodidatti in nessuna disciplina. Devono per forza saper nuotare o è opportuno che sappiano nuotare? Lo sai che ho scoperto che ci sono molte persone che amano le imbarcazioni, comprano anche imbarcazioni importanti e poi non sanno nuotare. Questo è un Sembra beati quasi un loro che. controsenso. No, ci vuole coraggio comunque stare su una barca senza saper nuotare. Ecco, bisogna anche dargli quest'app. Allora, per partecipare a un corso, ad esempio, per la vela, parliamo per la mini vela, il genitore deve comunque dichiarare che il bambino sappia nuotare, perché questo è importante. Anche perché si scoscia, si va in acqua, quindi è possibile. Quindi minimo una normale abilità natatoria bisogna averla. Non è importante i cinque stili, però ecco, già tenersi a galla e stare tranquilli. Beh, sicuramente, io lo davo per scontato, infatti la domanda è stata volutamente provocatoria perché quando ho sentito che veramente c'era gente che amava il mare, che ama andare in barca, ma non sa nuotare, io sono rimasta esterrefatta perché avevo dato per scontato fosse una condizione sine qua non quella di saper nuotare per poter avere e poi poter andare in barca, insomma. Comunque, senti. Un'ultima domanda che è più, come dire, è più una curiosità. Noi abbiamo soprattutto qui in Abruzzo una bellissima costa che è caratterizzata anche da tanta scogliera, da tanti piccoli approdi, eccetera. E quando si decide o quando decidete però di organizzare delle regate, delle cose, come la trovate questa costa? Organizzata, attrezzata, predisposta? Beh, sì, abbastanza, nel senso che comunque a livello locale siamo abbastanza, cioè abbiamo le nostre strutture, quindi comunque dove rimettere i messaggi per le imbarcazioni, posti barca, siamo. Quando dobbiamo ospitare persone da fuori non abbiamo grossissimi spazi, questo è vero, quindi le grosse manifestazioni dobbiamo farle. Preparare con molta attenzione oppure collaborare tra i circoli per avere più spazi.
Noi come circolo nautico siamo riusciti comunque ad avere una nuova concessione in mare del porto di Ortona e stiamo realizzando degli altri posti batter, quindi sono altri 115 metri di pontile per quasi 95 posti barca e saremo pronti a breve, stiamo lavorando in questi giorni e quindi poi possiamo attirare altre persone che non hanno intenzione di comprarsi una barca e ovviamente con prezzi calmerati perché siamo una SD, insomma. Allora Franco, siccome abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, una sola battuta. Oltre alla Costa dei Trabocchi Cup, terza edizione, c'è qualcos'altro in programma? No, ci siamo fermati causa Covid. Inizieremo però con la didattica nel nuovo anno scolastico, non solo con la subacquea, con l'Istituto Tecnico Nautico, ma anche con le primarie, con corsi per pesca e corsi di ambientale, insomma, per i bambini delle scuole primarie. Benissimo, allora ricordiamo 29 agosto 2021 la Costa dei Trabocchi Cup, terza edizione, competitiva per la pesca a traina, sarà un gran successo sicuramente, una bellissima esperienza e uno scenario spettacolare tra mare e collina con tutte le, diciamo, la vista, con tutte le visuali del caso. Grazie a Franco Tatasciore per essere stato qui con noi, grazie Franco. Grazie a voi per avermi ospitato. E saluto Franco e ovviamente saluto anche gli amici e il pubblico che ci ha seguito da casa. Appuntamento alla prossima puntata. Audio Jungle.